Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento della domenica con Caffè in Farma, sempre e naturalmente qui nella mappa Zappaland. Come sempre approfitto per ringraziare il Gran Maestro La Zappa Storta per averci gentilmente creato e donato questa mappa. Gli facciamo un grandissimo applauso e tuzzi tuzzi. E come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, amici ed amiche del canale, sostenitori tutti, a voi come sempre un grazie. Hi everyone, welcome to our appointment of the Sunday with Cafe and Farm here on the Zappaland map. I want to say thank you so much to my friend La Zappa Storta, for making this wonderful map. I want to say thank you so much to my moderator, and I want to say thank you so much to friends of the channel and to the channel supporter. Thank you so much. E allora ragazzi, stamattina in farma a quanto pare arriverà Totò. Quindi si presuppone che ci sarà qualche spesuccia, diciamo così, un po' extra. Dunque, diamo un'occhiatina e vediamo cosa c'è da fare qua. Quindi, nel corso di questa live ci sarà una sorpresa. So during this live streaming we will be surprised by Totò. He will come here in the farm, and Totò is the one of the fratelli, the Caponi brother. There are two brothers, Totò and Peppino. Totò is the brother that spend a lot of money, and Peppino doesn't do that. So we will have some fun with the. Those two brothers, they are as well in real life they were two of the most famous Neapolitan actors, Peppino De Filippo and Prince Antonio De Curtis. You can find their name on Google, and I hope you will enjoy my live stream and all my contents. Thank you. Allora ragazzi, dopo aver fatto questa breve introduzione anche per gli amici in lingua anglofona, so bene che il mio inglese non è massimo, però ecco, ci proviamo. Allora, un progettino in mente, niente male, ma lo faremo nel corso della live. Allora, intanto vediamo un attimino se possiamo acquistare qualche mezzo. Oppla, scusate, qualche mezzo, vediamo un po' nel mercatino dell'usato cosa c'è. Allora, un attimo soltanto. Allora, vediamo subito mercatino dell'usato cosa abbiamo. Un trattore, ma il trattore non mi serve. Il trattore non mi serve qua. I don't need a tractor. I will need something bigger for making a couple of works here on the field. But let's check to the contracts. Diamo un'occhiata ai contratti. Allora, abbiamo fertilizzazione. Campo 11, visto che ci troviamo, accetta contratto. Accetta contratto. Semina. Girasoli. Patate. Allora, facciamo in questo modo. Facciamo prima la missioncina, naturalmente. Super Macho King, buongiorno a te. Applausi, applausi, tutti e tutti.
Com'è andata la sessione di gioco? Ieri ho visto che da zappa avete fatto le orine, le ore piccole. Ah, ragazzi, andate a seguire Macho King. Lui ha un canale YouTube che adesso vi vado a mettere in descrizione. Vi metto il link. Naturalmente, voi vi basterà andare su Google, anzi su YouTube, e digitare Massimo Genghini. E quindi mi raccomando, andatelo a seguire e non fate arrabbiare zio Dab, anzi non fate prendere collera a zio Dab, perché altrimenti qua poi gli viene un coccolone. Ho visto che avete lavorato fino a tardi, perché fra le altre cose ho ancora continuato a guardicchiarvi un pochettino prima di prendere sonno dal cellulare, e ho visto che erano 20 all'una. E eravate ancora in attività. Infatti ho detto: mamma mia, che si stanno dando da fare in una maniera incredibile. Incredibile. Allora, quindi andiamo a farci questa missioncina. Ma cioè, tu, se vuoi, io sono nel server Discord, quindi se vuoi puoi tranquillamente fare due chiacchiere in vocale, se ti va. Eh sì, in realtà quella è una GIF, è una foto, diciamo così, che ho rielaborato con un procedimento con Photoshop. Ho eliminato lo sfondo e l'ho messa lì, l'ho posizionata senza volerlo, e fra l'altro in quella posizione lì, quindi è stato un caso che ci è arrivato là, cioè che sia sovrapposto alla mappa. Allora, ci andiamo a fare questo bel contrattino qua. Però prima vorrei dare un'occhiatina. Con chi siamo stamattina? Ah, con Chiara, la mitica Chiaretta. Che saluto naturalmente. Oppla. E come sempre vi invito a passare anche nel suo canale, a seguirla, perché è un'altra brava streamer, insieme alla coppia di streamers che sono Coveros e Morven. E poi c'è Black Dog. Che altro c'era ieri sera da lei? Comunque, ragazzi, seguite, ma seguite anche il nostro Super Macho King. Allora, ma pare che fammi dire un attimo una cosa, è sanguagliato. Un pochettino, pochettino, rovinato. No. Fammi vedere come sta messo meccanicamente. Ripara. Questo ripariamo, perché il trattore per il momento va bene così. Allora, campo 11 e campo 22. Ok. Ok, quindi campo 11, campo 23 sta vicino a Biocast, da quelle parti là. Allora, vabbè, poi là ci dovrei farcela con codesto. Super Macho King. Avete fatto, ieri sera ho visto, avete fatto una grandissima raccolta di pula. Ma poi alla fine siete riusciti a capire il problema qual era? Se era la mod quella lì del silos, dei liquidi, che andava ad interferire. Perché a me è capitato di vederlo, non direttamente, ma in una live, in una registrazione di Nick, che come sempre saluto, e poi naturalmente troverete il link del canale di Nick e anche quello di Macho King nella descrizione del video, anche su YouTube. E aveva pure lui
un problema simile. Beh, lui era dei prodotti che da un silos venivano presi direttamente dalle produzioni e quindi diciamo così era qualcosa di simile. Cambo 22, ma Cambo 22, wow, il Cambo 22 sta da quell'altra parte, sta, vabbè, facciamo demi-tour, on va faire le demi-tour appena possibile. Ma qua ho visto, qua sta aperto, interessante, interessante. Qua si potrebbe mettere, vediamo un po' se ho preso delle mod stamattina, dei ponti o ponti, vediamo un po' se possiamo modificare un pochettino. Attrezzi non benz, questa cosa. Allora, progettazione, no, decorazioni, non è quest'altro forse. Allora, questo non si muove. Recensione non benz, edifici, vediamo un po'. Allora, attrezzi, no, forse non l'ho nemmeno caricata. Forse non l'ho caricata. Sì, non l'ho caricata, ragazzi. Nine non aveva caricato mod. Eh sì, mi sono scordato. Oh, capparocero. Ragazzi, comunque vi avviso che più tardi arriverà Totò in farm. E chi conosce i personaggi Totò e Peppino, oramai li portiamo quasi tutti i giorni durante la settimana. Quando arriva Totò, din din din, si spende, ragazzi. Quindi stamattina mi sa che Totò si farà, Totò farà fare a Peppino i debiti. E quindi, ragazzi, mi sa che stamattina spendiamo e spandiamo e ci espandiamo anche forse un pochettino. Come dice il mitico Macho Kings. Ah, yeah. Approfitto anche per salutare anche Aleasso, che nell'ultima settimana l'ho sentito poco, quindi stai sempre nei pensieri qua, eh. Lui sicuramente ha delle cose da fare in real life, quindi è per questo che è poco presente. Ma salutiamo naturalmente tutti gli amici ed amiche del canale che stanno facendo crescere questo canale, insomma, guardando le repliche. Oh yes, oh yes. Oh ragazzi, questa è la famosa rotonda, rotonda The Repartition. Che risate, ragazzi. Oh yes, oh yes. Allora, il campo è di là. Sì. Ragazzi, mi sa che stamattina le spese saranno un bel po', eh. Ci saranno un bel po' di debitucci. Ma Totò è deciso. Detto stamattina bisogna investire. Allora, questo è frumento, avena, orzo, figurati, non è nemmeno, non l'ho nemmeno beccato, manco uno qua, non è accesso. Due testrette. Ma c'ho qua Totò, ti ho detto stamattina, Totò si, a Totò gli è venuta la scimmia, ha detto che voleva reinvestire. Ha detto qualche debituccio dobbiamo farlo perché altrimenti l'azienda non cresce. Quello giustamente ha detto, Peppi, tu nella nostra farm, nella nostra partita hai speso e qua mo
sulla zappa land non vuoi spendere, e te ne ti preoccupare che ti faccio io il servizietto, è senza buone ovviamente. E quindi ragazzi miei, anzi Wagyu, stamattina Totò viene a fare l'ispezione in farm. Oh, Wagyu, ci facciamo due risate poi quando se ne accorge Peppino della spesa. Può darsi pure che Peppino però potrebbe anche apprezzare. Tutto è possibile. La vaga impressione che sto facendo il lavoro a macchia di leopardo qua, ragazzi. Non so perché c'ho sta vaga impressione, voglio. E naturalmente, ragazzi, approfitto anche per dire buona domenica a tutti voi. Naturalmente che siete in diretta e che state guardando questo video di domenica, ma naturalmente un caro saluto a tutti, come dico sempre all'inizio, perché ovviamente questo video non viene certamente visualizzato e guardato solo di giorno, ma magari anche in qualche altra ora della giornata, che può essere appunto la notte. E quindi il mio saluto, come ben sapete, è generico all'inizio della live, all'inizio di ogni contributo, di ogni video prodotto, proprio perché il tempo è relativo naturalmente sul web. E quindi esiste un giorno, una sera, una notte, ma diciamo così, tecnicamente non è tecnicamente il tempo è indefinito. Allora andiamo un attimo qua, fertilizzata, ecco qua. Oh mamma mia, mi è rimasta quella striscia a cindro. È quello che infatti raccomando sempre a tutti coloro che iniziano a girare un video, di non collegarsi al tempo nel momento in cui uno sta registrando, sta facendo una live, ma di essere longevo, quindi di pensare che un contributo, ecco, come ho detto prima, può essere, potrebbe essere anche guardato in un orario che non è quello quello del momento in cui stiamo producendo il nostro contributo. Ovvio. Allora, campo 22 fatto. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ui, Maurizio, buongiorno a te carissimo. E ovviamente ragazzi, Maurizio è uno dei tanti moderatori insieme a Macho King, ovviamente prima di ogni live, all'inizio proprio, saluto e ringrazio tutti. Buongiorno ragazzuoli e buona domenica. In questo caso, essendo il saluto diretto ad una persona, si può dire buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Ma se il saluto, stavo spiegando agli amici che quando registro o vado in live, il mio saluto all'inizio è generico e poi dopo diventa un saluto molto più riferito al tempo in real time. Maurizio, allora mi pare che tu ieri sera ad un certo punto te ne sei andato a dormire, eh? Ecco appunto, ma ci ho lavorato come la bestrica. Campo 11, campo 11,
sta vicino là. A proposito, ecco, abbiamo l'ultimo investimento che abbiamo fatto, ragazzi, è stato l'acquisto del mulino per grano qua, e che questo ovviamente, anzi mulino, ma questo ovviamente ci frutterà soldini appena inizieremo a trebbiare. Allora, e tuzzo e tuzzo. Comunque ieri Macio alla fine poi si è riuscito a vincere la Moto 3. Amici di YouTube, andate, mi raccomando, andatevi a guardare anche la gara che ha fatto ieri Macho King, alias Massimo Genini, giusto? Aspetta, ho sbagliato a dire sicuramente. Vediamo un po'. Massimo Genghini. Passate nel suo canale, mi raccomando. E naturalmente seguitelo, come seguitelo anche qua su Twitch. Oh yes, oh yes. Allora, iniziamo dall'altro lato, altrimenti facciamo un lavoro, una zuzza. Oh via, ah, qua almeno si riesce a vedere meglio. Ai ai ai. Vabbè, a parte che comunque sti giochi di moto veramente sono belli complicatucci, eh. Già io per esempio con Gran Turismo ho sempre avuto grandi difficoltà, ma con MotoGP questo è qualcosa di incredibile. Lasagna. Com'è questo Lasagnari? La Zaganari, Zaganari è andata, ha detto va, eh. Ah, allora, per il momento non la devo ancora la sto sperimentando, ecco, ho un salvataggio apposito creato per il test mod, quindi sto vedendo se eventualmente non mi fa perdere tutto le partite, però poi sicuramente la metterò pure io, perché effettivamente è un'altra di quelle mod con le quali non ho mai utilizzato, non le ho mai utilizzate manco su Farming 19, quindi è qualcosa che mi intriga e che ho letto che ovviamente fa funzionare, fa risparmiare un po' di soldi. Ma domanda a domanda se c'è risposta, ma la precision è compatibile per console? Perché questa è una partita per crossplay, quindi mi sto limitando ad utilizzare le mod in crossplay. Allora, perché se funziona allora la metto, che comunque fa risparmiare. Poi ho visto da Robbimel, ho visto le sue, il suo tutorial, e quindi è fatto bene. Ragazzi, se volete pubblicatela anche qua la clip, così può magari qualcun altro se la va a rivedere, che sono curioso pure io, fra l'altro, quale delle tanti clips, quella lì di Pitti? Pitti? Chi è Pitti? Pitti, ai ai ai. Ok, thank you per averla pubblicato, poi dopo me la vado a guardare. A guarda, ma va che guarda. Voilà.
Fra l'altro ho visto pure che fa risparmiare parecchio sulla lavorazione del terreno, che sia il fertilizzante o che sia addirittura la calcevia, quindi io penso che a Peppino farà sicuramente comodo, ragazzi. Sicuramente Peppino dirà Toto e mettila questa moto. Ma intanto stamattina Peppino si è andato a fare la gita e Totò stamattina pum, 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 si divertirà. E io vado! Direbbe Peppino. Ragazzi, piano piano si fanno le cose. Forse io l'ho fatto un po' troppo lentamente, però le faccio sempre come se fosse real life. Investimenti graduali. Ci ha spiegato Zappa che praticamente bisogna dare la calceviva sempre. Ma io ora non so se avevo capito male, ma io avevo capito che solo per dare un certo pH al suolo. Beh, che quello fa tutto da solo, quindi una volta che hai campionato i pezzi del terreno, poi lui automaticamente gestisce il dosaggio, che però fra l'altro è una cosa buona, ragazzi, perché fa risparmiare un sacco di soldi. Esatto, sì, ma infatti io sto pensando, mo questo è ancora per poco, poi inizierò ad utilizzare il digestato che prima o poi dovrò iniziare a produrre, e quindi un BGA pure lo devo mettere, perché vorrei e voglio fare una produzione bio, un po' come il nostro amico i piani bio, punto esclamativo, i piani bio. Ecco, è un'azienda agricola che praticamente produce prodotti naturali senza l'uso di pesticidi, e quindi e fra l'altro anche lo scopo, i piani, punto esclamativo i piani, e fra l'altro era proprio lo scopo che mi sono prefissato all'inizio quando ho iniziato a utilizzare farming, proprio questo. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Allora, le produzioni extra le sto già prendendo dai siti esterni, però sarà solo per PC, quindi diciamo che tutto ciò che è per console, come in questo caso della Zapplan, perché è una mappa in crossplay, la sto mettendo un po', la metto tranquillamente, e soprattutto che siano mod che chiunque può andarle a recuperare dal mod hub ufficiale, che mo non so se anche i mod hub esterni abbiano delle mod che siano realmente compatibili in crossplay, ma soprattutto che siano compatibili anche con il multiplayer barra server, e quindi
Per il momento mi sto prendendo le mod da un sito internet che si chiama kingmods.com e anche fs22mods.com, e da là sto attingendo un po' di mod che per il momento però sto testando off camera. Allora, campo 23 patate 540, simile. Allora, quasi quasi. Allora, questo lo metto un attimo perché c'ho qua sotto. Mi serve una piantatrice. Mi serve la piantatrice. Tralala, tralala. Anzi, ragazzi, io direi che arrivato a questo punto mi sa che chiamiamo un po' a Totò e lo facciamo venire un po' in far. Ragazzi, chat, dovreste scrivere gentilmente tutti quanti Totò per farlo venire in farm, perché Totò, voi lo sapete, quello, anzi, voi non lo sapete, ma Totò gli piace un po' essere acclamato, no? E quindi scrivete Totò, Totò, così lui arriva subito subito in farm e inizia a spendere i soldini. Esorto, caccia esorto. Totò, ci sei? E io pago. E io pago, ragazzi. Ma qua quando viene Peppino gli verrà un coccolone. Allora, vediamo se ricordo la position. Allora, dovrebbe essere già, in realtà ho già quasi preparato. Iniziamo, ragazzi, iniziamo la spesa. E tuts e tuts. Allora, vediamo un po' l'area. Questa potrebbe essere una buona cosa. Allora, vediamo un attimino. Allora, io prima ho provato. Oh, Kevin. Allora, mi rimetto alla posizione di prima, altrimenti mi scordo e mi confondo. Buongiorno azienda agricola, finalmente SNC molto più veloce. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Applausi, applausi, applausi per l'azienda agricola SNC. E ragazzi, ci siamo. Ragazzi, è arrivato Totò, eh. Mo ci divertiamo. Vai Totò, spendi, spendi, spendi Totò, spendi. Oppla ragazzi, guardate quanto è lungo sto filare. Guardate, guardate. Oppla. Allora, mettiamolo così. Oh via ragazzi. Mamma mia, voglio che ve lo dica a fa. Ma questa, caspita, questo è salito qua sopra. Mamma mia ragazzi, questo se lo sto filare qua bisogna farlo in discesa. Allora, ecco qua, vai. Meno male che c'è questa funzione automatica che ci permette di ecco qua ragazzi. Mamma mia, vai giù. E quanto sta spendendo Peppino? Totò, scusate. Vai Totò, vai vai, prima che arriva Peppino in farm. Non da fa sgama. Allora, qua ce l'abbiamo lo spazio.
Facciamo così. Allora, 1, 2, 3. Allora, tre filari, spazio, altri tre filari. Però questo non l'ho capito. Allora, anzi, questo quasi quasi lo metto così. Per il momento facciamo. Oppola. Ragazzi, scrivete e che denare. Sto utilizzando. Questa è la distanza preimpostata. Se ti riferisci al passaggio dei mezzi, devo fare un interfila. Allora, ne sono 4. Quindi devo lasciare uno spazio qua in mezzo. Ok, faccio un altro blocco da 4 filari. Boh, mi metto qua in mezzo così. Sono sicuro che non va a. Se meno male che Maurizio c'è, papazzum, bezzum, bezzum, Maurizio c'è, bezzum, bezzum, Maurizio c'è, bezzum, bezzum, Maurizio Max, bezzum. Tanto qui ci dovrebbero passare mezzi piccolini. Allora, questo lo facciamo più corto perché i mezzi. No, questo non l'ho capito. Ah, ok. Allora, l'interfila muoverà sicuramente un po' storto questo. Allora, facciamo un po' più corto. Curto, ecco qua. Curtis. Come il principe Antonio de Curtis. Vai, Totò, vai. Spendi, spendi. Ah, se viene a sapere Peppino. Gli viene un coccolone, gli viene. Ragazzi, scrivete, spendi, spendi, ragazzi. Scrivete, scrivete. Chat, scrivete, spendi, spendi. Allora, là, in mezzo sicuramente si incastra. Qua devo ridurre. Ok, quindi diciamo che partiamo da qua. Spendi, spendi, spendi. Spendi, spendi, ragazzi, scrivete, scrivete. Dice che denaro insufficiente. Aia. Allora, quanto verrebbe a costare questo? Beh, facciamo così. No. Non è potibile, anzi, facciamo così. Quanti siamo? A tre filari, Totò. Non va bene, Totò. Totò. Facciamo un bel debitone. Vai. Ragazzi, ragazzi. Ah, se viene Peppina, gli viene un colpo al cuore. Allora, vediamo un attimo. Allora, facciamoci bene i conti, ragazzi, perché qua la spesa è grossa. La spesa è grossa, aiuto. Allora, qua ci vogliono 2,42. 2,42 più. Allora, il trattorino già ce l'abbiamo. E io vago! Mamma mia, voglio. Allora, sono 2,42. Ragazzi, non è finita qua, eh. Non è finita, qua il debito è grosso. Quindi 2,42 più il carrellino. Vabbè, qua ci dobbiamo fare tutta l'attrezzatura, eh. Allora, diciamo che per iniziare pigliamo una cosa del genere. No, voglio, si ha detto Totò che vuole fare le cose in grande. Ragazzi, scrivete Totò perché altrimenti non si fa il maxi debito. Ragazzi, la prima volta nella storia di questo canale farò un mega debito. Ora vi faccio vedere a quanto ammonterà il debito. Mamma mia. Che forse con gli aiutini riusciremo anche a recuperare.
Vediamo un po' quanto ci può prestare la banca. Ragazzi. Mamma ro carmana, ragazzi. Facciamo 700, va? Ecco qua. Ovvio. Mamma mia, ragazzi. E che die, but why you? So die, but... Allora, intanto completiamo il filare qua. Allora, siamo 1, 2, 3, 4. Giusto, giusto quel pezzettino mi manca. Allora, produzioni, frutteti, vediamo se aggancia. Non male, ecco qua ci riusciremo a passarci con un po' di con i mezzi un po' più grandi. Vediamo un attimo, perché se non ci ho fatto caso. Mi sa peso d'oro però la vaca lua. 105. Sì. Ok, ah, e qua abbiamo anche i capanni per i prodotti. Allora, però mo qua dobbiamo fare l'investimento più grande. Ragazzi, quando la vendo, vedremo. La venderò al miglior offerente. Allora, adesso ci prepariamo un attimo il terreno qua, perché qua ovviamente, siccome non c'è l'opportunità, anzi qua non c'è di default su questa mappa la produzione dell'uva, qua ci dobbiamo arrangiare noi qua. No, che ha fatto? Mamma ro carmana, che ha fatto? Ammasso, ammasso. Qui l'azienda, scusami, ma tutto bene, Totò stamattina si è deciso finalmente a spendere un po' di soldini. Infatti si è fatto un bel debito qua. Mamma ro Carmine, è venuto proprio una schifezza. Mamma mia, ragazzi, che schifezza. Non si può vedere. Ma ho la vaga impressione che ho sbagliato. Allora, vediamo un po'. Oh, mamma mia, che macello sto combinando stamattina. Stefano 0S ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Stefano, carissimo, buongiorno, buona domenica, grazie per il follow. Thank you so much, welcome, welcome. Ragazzi, se fosse da un disastro, qualcosa di buono ne uscirà fuori. Grazie azienda, grazie. E sto cercando di livellare perché devo mettere la produzione qua. Forse ci va giusto giusto. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, che macello ho combinato. Mamma mia, vai giù. Mamma mia. Era mai se nato cav. Vai, vai, smus, smus. Smus, smussa. Smussish. Smussash. Shish, shash. Allora, così. Mamma mia, ragazzi. Che macello. Vabbè, cerchiamo almeno di smussare un pochettino questi pizzi pazzi qua. Ah, ragazzi. Mamma mia, che cosa abbiamo combinato? Cosa abbiamo combinato? Ancora sto pizzo, mannaggia miseria. Ah, Kevin. Oh, Kevin, credo di aver capito. Allora, progettazione, facciamo così. Allora, mamma mia, guai, che sto combinando stamattina. Vai, Toto, vai. Spendi, spendi. Fai girare l'economia. Vai, Toto. Vai, vai. Allora, se i miei calcoli sono esatti, dovrei aver fatto una mezza zuzza qua di progettazione.
Allora qua quella cosa ci dovrebbe andare giusto giusto, quindi mo qua ci devo fare la salita a Sayutella, quindi, e ora vedrete anche come Zio Dab ci batte la testa quando deve fare le salitine. Ecco qua, allora vediamo un po' se questa sta casetta in Canada si può adagiare lassù. E io, per dimostrarti la mia riconoscenza, ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Allora, questa è una mod, ma non mi fido, quindi per il momento non la metto. Allora, WhatsApp a vigna, vediamo un po'. Un mammo carmana. Mi sa che ho fatto una cavolata, una cavolation. Mi sono fatto male i calcoli, infatti. Le calcul. Je me suis trompé à faire le calcul. E che non è una parolaccia, ragazzi. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozzo. Io sono carina. Col pigiama rosa vado là. Ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozzo. Ma sono carina. Ti mando del trabuzzo. Ragazzi, mamma rogarmi, ho fatto un errore madornale. E mo qua ce la dobbiamo cavare, ragazzi. Non vi preoccupate, ci abbiamo gli Everons qua. E quando ci sono gli Everons, nulla è impossibile a Totò e tuz e tuz. Oh yes, oh yes, speriamo. Mamma mia, qui questo mo... No dai, non dirmi che no, ho fatto un guaio. Allora vediamo, questo non può né scendere né salire, né scendere né salire. Me sono il conte Dracula. Ci fatto muoio, ci fatto. Vai, vai, vai. E questo non mi fa nemmeno alzare qua. Mamma mia. Infatti è quello che devo fare. Vediamo un po' se riesco a fare un passaggio di iscritto qua, perché effettivamente il problema è che una volta c'era quella mod che ti permetteva di poter livellare dopo aver costruito, e poi è sparita dal mod hub, e quella era comodissima. Vediamo un po' però se è così, riusciamo a fare una cosa decente. Adesso pure che da un obbrobio può nascere qualcosa di caruccio. Mamma mia, qua ci posso venire solo con mezzi piccoli. Guarda come se ne vanno i soldi. Azienda trattino basso agricola trattino basso SNC sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Thank you. Mamma rogarma, ma giù. Thank you, aiù. Vediamo un po' se riusciamo a livellare. Già va meglio. E il trucchetto forse per il momento sta funzionando. Allora, si fa così. Oh, ragazzi, questi sono i trucchetti di Zio Dab per togliersi, come dice in gergo, gli schiaffa a faccia. Allora qua l'unica cosa che si può fare è andare in retro. Ok, quindi mo qua devo sollevare il terreno. Vai Toto, vai. Spenti. Comando, è a lingua di panzana. Willa, buongiorno carissimo. Ah, mannaggia, va.
Meno male. Volevo abbattere la lingua di zanzara, eh? Più o meno. Lingua di zanzara qua. Carissimo, buongiorno a te. Piano piano. Sta prendendo un po' di forma qua. Mamma mia, e qua dovrei farcela passare con i mezzi. Mamma mia, quanti soldi se ne stanno andando, ragazzi, non ve lo dico. Cos'è il trigger che sputa la roba? No, in realtà sono stato io che ho fatto male i calcoli. Però forse riesco a fare una cosa decente qua. Ma quella va bene, come fai? Ma no, chiedevo, quello è il trigger dove butta fuori la roba? Sì, dovrebbe essere. O tu la devi buttare. Qua è lo scarico, sì, lì è dove esce la roba, quindi devo farmelo un pochettino più largo, più che altro per passarci. Ma infatti fai bene, così ci passi meglio. Sì, con i mezzi, sì. Perché diventa un po' problematico. Almeno un po' di manovra si può fare. Vediamo un po'. Sì. Manca sto pezzettino. Devo ancora. Devo creare un'area per entrare e fare la manovra arrivata a sto punto. Sì. O se no puoi andare giù di là, vai la decisa di là dove siete adesso, vai dritto a piediccio. Ah, tu dici qua dove sta il capriolo? Anche là, sì, ma mi esiste. Se vuoi puoi fare, capito, mandi su un polterino e poi smussi. Sì. Con la Savarianico. Mi sistema prima sta parte qua, perché qua comunque. O se no, se ti piace solo l'entrata, entri da lì. È bello anche così, eh. Di là gli metti la stazionata. Sì, in effetti. Mamma mia, come se ne vanno sti soldi. Vai ad indietro pure, entri in avanti, esci indietro. Sì, no, ma più detto, più che altro qua lo spazio serve, anzi quasi quasi la discesina qua la faccio, perché torna utile. Come vuoi. No, ma comunque alla fine viene bene. Guarda, sì. Che bello fare così, che piazzi una roba, poi adatti le cose attorno, è bello. Ecco, è ardua sta cosa, sto. Allora, vediamo un po', ho da sicuro che effettivamente spendo tanti soldi. Vabbè, tanto paga Totò, quindi figurati. Ma no, paga Maurizio, vai Maurizio! Vai Maurizio, pensaci tu. Allora, qua c'è un... Ok. Andiamo, ciao a tutti! C'è un bel fossettino qua in mezzo, Devo cercare di livellarlo. Libellation, ecco qua, vedi come si alza? Ecco qua, guarda come scorrono gli Everons. Allora qua, vediamo un po', lo spazio forse un pochino, però diciamo che potrebbe andare. Boh, devo soltanto livellarlo, perché... Livellare un po' meglio, sì, c'è qualche punto ancora di cercare, a coda di rondine. Sì. Allora, qua si è fatto il fossetto, quindi qua rialziamo un po' e poi smussiamo. Allora, ecco qua, smussition, facciamo così. No. Forse così. Oh sì, vabbè, andrebbe meglio, fammi vedere. Sì, sembra che c'hai delle buche. Sì. No, va bene, da lì va bene. Si arriva. Quindi mo qua devo preparare la salitina. Mamma mia, che sto combinando. Ragazzi, sto profanando la Zappaland. Mamma mia, ragazzi. Se Zappa lo sapesse. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora qua abbassiamo un po'. Schmus. Ecco, forse si è fatta una cosa. Vediamo un po'. Bisogna riempire i fossettini qua. Questo è quello che ho fatto anche nella mappa di Aleasso, quando mi ha chiesto di sistemargli un po' di cose. Questo ho fatto. Ho fatto un sacco di alza, bass, schmus, livella.
Allora qua io direi di abbassarlo, che vediamo un po'. E qua il mezzo, secondo me qua si ribalta. Devo ridurre questa cosa qua. Devo farlo molto molto così. Devo stringere un po' qua. Sollevo. Schmus. Questo, ragazzi, questa è la parte più noiosa di quando uno prepara le mappe. Comunque, allora mettiamo questo. Ecco qua. Qua ci servono. Appare anche quello. Qua devo. Devo smussare un po', quindi mi serve questo rotondo. Devo cercare di creare. Ah, ok, fa parte della struttura. Mamma mia, vediamo un po' se con un carretto ci riesco a passare qua. Fammi smussare un altro po'. Ma qua orrore ovunque. Ok, vorrei riuscire a livellarlo un pochettino qua, vediamo se riesco a livellarlo con questo punto. Che quelli di livellamento ti dovrebbe far diventare un po' più piano. Queste... No, ma, dopo ti fai i denti più giù, li devi solo smussare. Esatto, bisogna alzare tutto. Bisogna alzare, smussare, ma il grosso, il massimo che si può fare questo è. Smusso, no, abbasso un po'. Poi queste cose, alcuni punti vanno fatti a occhio. Boh. Diciamo che un po' di tuzze e tuzze ci sta, però devo farmi un ingresso da qua, perché altrimenti è difficile, è complicato accesso. Ok, salviamo. Allora, qua non utilizziamo la funzione di salita, ma ci creiamo noi delle chiazze sovrelevate qua. E poi ce l'andiamo a smussare. Vedi che ha fatto. È un po' più complicatucci di come sembra. Io così me lo gestisco. Proviamo adesso che. Mettiamo questo qua, questo così. Maurizio Max, mi sa che c'è ragione. Maurizio c'ha sempre ragione, ma giù. Allora, riduciamo questo. Qua smussa. Va smussato soprattutto il punto dove arriva la salita qua. Sì. Buongiorno Mister Tovi, benvenuto nel canale, grazie mille. No, Mister Tovi. Allora, mamma Rocarmana, qua bisogna fare il test. Beh, che ci devo arrivare con i mezzi piccoli, quindi diciamo col bagaglio. Devo ancora smussare qualcosina, però bella. Sto dissacrando la zappa, man, ragazzi. Se la viene a salire zappa. Ingrandisci il batanaglio che fai prima. Va più su, più pezzo di lavoro. Lavora meglio. Questa è la Ellen Grant, però l'ho rinominata Zappaland, perché la farm che sta qua l'ha fatto l'amico la zappa storta. E quindi
C'ha questo nome particolare. Tendendo per espandersi, ragazzi. Eh sì. Tanto stamattina ha speso un sacco di soldi. Si è fatto un mega debito. Mister Tovi ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie Mister Todi Tovi per il follow, benvenuto nel canale. E in questo momento con noi c'è Maurizio Max, il super moderatore. C'è anche naturalmente il nostro Super Macho King. Non so chi altro c'è. Comunque buongiorno a tutti, buona domenica a te. Benvenuto nella gabbia dei matti. Allora, iniziamo a fare il primo test con il mezzo. Ragazzi, ecco a voi, vediamo. Ne vedremo delle belle. Allora, sì, devo prendere. Mi stavo confondendo con l'altra mappa, quindi qua devo prendere il mezzo da fruttito. Thank you. Allora, mo dovrei prendere qualcosa di simile come dimensione, quindi direi di prendere l'imballatrice e facciamo il primo test per vedere dove deve essere smussato. Ecco qua. Andiamo a fare il test lassù. Così, se va bene, diciamo, se non balla tantissimo, lo lasciamo così come sta. Un po' di dislivello ci sta sui terreni. Se eventualmente balla troppo, allora in quel caso là non va bene e quindi va ancora smusseto. Così almeno abbiamo ottimizzato un pochettino gli spazi, perché effettivamente Macio, tu mi dicesti la volta scorsa quando abbiamo fatto tutto quell'insilato, mi dicesti da guarda, ottimizza sto spazio perché è sprecato, ed effettivamente è così. Infatti nelle strisce là, soprattutto quando vai a tagliare, è un po' complicatuccio a passarci. Oh, che col mezzo poi qua mi sa che ci passiamo anche bene. Poi facciamo anche il test del passaggio in mezzo ai filari. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo abbassare. Allora, bisognerebbe smussare. Allora, forse devo fare la vozza, la bocca sotto al trattore qua. Devo fare una specie di discesina, una smussatura circolare. Quindi, allora, abbassa. Ah, devo spostare in mezzo, giustamente. Sposto un bel mezzo. Ecco, vedi? È questo punto qua che deve essere fatto a mo' di semicerchio. La presentazione, allora, io ho visto la spiegazione, ma qualche settimana fa, ovviamente lui diceva che il progetto era quello, diciamo così, visto da Farming 19, ma in realtà poi la mappa sarebbe stata convertita ovviamente per il 22, quindi qui Moreno. Buongiorno a te. Buongiorno Moreno. Diciamo che ho intravisto qualcosina, ma non moltissimo. Grazie Maurizio, thank you. Allora qua o abbasso qua oppure alzo a centro. Vediamo se mi fa smussa. Abbasso. Oh, un po' abbassato, ok. Ora qua facciamo abbassa e smussa. Una smussata veloce, vedi? E rifacciamo il test con il mezzo. Vediamo un po'. Si potrebbe ancora smussare
un po' più avanti qua, prima del trigger. E infatti qua l'angolo è retto. Ah, Morino, è buono, dai. La connessione, infatti, anche a me è la stessa cosa che ho fatto. Anche a me è la stessa cosa quando... Lascia, sto io qua su. Anche a me è capitato, quando mi hanno fatto i lavori sulla linea. Quindi, ti preoccupa. Che poi la live è andata bene, fra l'altro. Vediamo un po'. Vai. Morino, la fibra vinto gesto. Ci sono degli angoletti qua. La misto gesso è la migliore, fibra misto gesso. Sì, a quanto pare sì, confermo. Ecco qua. A quanto pare è il miglior compromesso per quel che riguarda internet. Devo smussare davanti a me qua, dove stanno le tracce. Ecco qua. Smusso, smusso. No. 50 mega. Che... Allora, vediamo se riesco ad alzare un pochettino qua sull'angolino. E poi gli metto lo steccato perché... Ok, niente, devo mettere lo steccato direttamente qua. Meglio di così, o meglio, meno peggio di così non si può. Allora, visto che la staccionata là è, che trama c'ha? Ok, la greca, non so se si dice così. Cerchiamo di mettere qualcosa di simile. Decorazioni. Eccola qua. Beh. Zappa, perdonami. Che obbrobrio. Per voi va bene, ma per me meglio di così, o meno peggio di così non si può. Perché non mi fa... Parla in napoletano. Non mi fa proprio modificare nulla qua. Babbo, ragazzi, allora questa è fatta, eh? Yeah. Vediamo un po' come possiamo uscire. Ecco, perché mo il test per vedere. Come si può uscire? Potrei smussare quest'altro poco di coso. Sì, alla fine con mezzi medi, piccoli, medio piccoli, si riesce ad uscire qua. E io parlo. Oh. Qua bisogna pensare a tutto, anche all'area di manovra, vedi? Poi se uno vuole andare dritto va dritto, però almeno... Mamma, mi fa ancora pena. Smusso, smusso. Lo mettiamo la smussatura più forte. Tasto V. Allora. Cambia resistenza L. Mettiamo bella presente qua. Anzi, quasi quasi fare così. Andiamo un po'. Qualche punto lo devo comunque smussare un pochettino. Mamma mia, meno male che Totò ha fatto sto mega preside stamattina.
Caspita, morì. Spero sia per cose buone, mai per... Hai perso il sonno e la fantasia? Come si dice a Napoli? Hai perso il sonno e la fantasia. Devo smussare, anzi qua devo sollevare un pochettino. 2003, abbiamo lavorato con le bestie. Pensa Macio che... Macio e Company che... stanno svegli... hanno dormito veramente poco. Ah, caspita! Cacchio! In questo caso qua ci sta il fatto che non riesci a prendere più sonno dopo. Scia miseria. Un allagamento, caspita. Pagami. Non fateci caso se sembro sono troppo precisino, ma vediamo un po'. Diciamo che meglio di così, meno peggio di così non posso fare. E un po' di e tuzzo ci sta. Allora qua mo metterei un po' di e mettere la ghiaia, sì. Ghiaia poi ovviamente. Ci metto. Sì, perché non vorrei mettere l'asfalto che non so perché, ma un me arba proprio tantissimo. La ghiaia, fai bene, io metto sempre la ghiaia. A parte che esteticamente è più caruccio. Boh. Ma questa mappa c'è la roccia che metti in una montagnola di la roccia. Ah, bravo, un po' di roccia. Grande, grande macio, bravo. Al bordo a fianco della montagnola lì. Bravo, e che dice? Metto qua dietro la roccia. Sì, perché questo è l'asfalto. Bravo Macio, grande Macio. Un po' di roccia. Questa roccia la chiamerei. La chiamerei 18 dove vedi la vigna. Ah, dici qua? 18 dove vedi la montagnola della vigna lì. Aspetta, solo nel frontale. Mo mi sposto e credo di aver capito. Dici qua? Sì, quel bordino lì, okay. Quello è bello se gli metti la roccia. Giusto, roccia macio. C'è la texture, sì. Yeah. Allora. Perché in qualche mappa non c'è. Roccia, ecco qua, ci sta. Buono, bella. C'è il caffè patacca, il caffè che si spacca. Di solito metto la roccia lì. Opla, so che non sono all'altezza del Gran Maestro. Sì, bella. Il Gran Maestro è solo il Macio. Poi la ghiaia. Stringiamo un po'. Voilà. Poi ci metto pure qualche filetto d'erba sopra, giusto per. Sì, anche. Per liscio. Per darci. E poi penso che. Per il momento l'ho steccato, non lo metto perché. Mi sembra inutile. Poi vediamo, può darsi pure che più là inizia a cadere giù e allora. No, ma non cadi giù, tanto vai dritto per dritto, non devi fare manovre. Allora qua gli mettiamo l'erbetto e qua si paga tutto ovviamente. Vai Everons. Allora qua un fiorellino, io lo metterei da qualche parte, una piantina. Fiorellini che dice cazzo. Le stelle alpine. Alpine. È un bel ciuffetto di cose, le metto qua. Rocce le metti? Io ho messo qualche. Le rocce sì. Ma ci pensavo di metterle anche qua perché vedo che qua. No, più che altro i sassi nella roccia di solito non crescono. Devi metterle nel bordicino sopra, noi fiorellini. Aspetta, forse c'è qualche altra trama che non ho visto. Allora, progettazione, vernici. Ma guardano bene i suoi fiori, no? Crescono mica più nelle rocce. Ah, questo. Le trame queste su. Allora, io direi di la roccia quasi quasi la metto pure un po' qua.
Facciamo una prova. Forse così. Misto roccia, così. Sì. Giusto, basta, giusto, un belino che per... Anche perché quest'area qua non ha accesso, quindi... Ma bello, ci sta benissimo. Mistroccia. E poi, che altro ci sta qua? Un po' di erbetta qua ce la mettiamo. Anzi, forse... Forse la lascerei un po' così. Che dici, chat? Che dite? Metto un po' di erbetta qui. Oppure lascio così con la texture... dell'erba tagliata qua sopra, non la metto, quindi quest'area qua, dimmi un po', erba così la continuiamo con l'erbetta oppure la lasciamo così con la texture? Ho detto ya. Ok. Ok, ok, Kevin. Ok, paroce. Allora mettiamo erbetta, erbation. Voilà. Beh, effettivamente. Qua però farei una specie. Metto giusto giusto un po' di ghiaia per far vedere che c'è il passaggio. Giusto. Perché chi vuole salire da qua può farlo. Abbiamo creato anche un punto di risalita. Boh, qua però lo vedo un po' spoglio, quindi io direi di mettergli una piantina. Spogliatoio. Allora, area di manovra. Cosa potrei metterci? Oh, quercia. Una bella quercia. Maurizio ha detto metti la texture del terreno. Ah, e allora mo metto pure un po' di terreno qua. Metto terreno, allora mo la metto qua come tipo ingresso. Ok, allora terra, allora dove la possiamo mettere? Effettivamente c'è ragione Maurizio. Tizio, su che mappa stai giocando te? Che non mi ricordo. Ah, giusto, sotto il... all'alberello qua, mi dimenticavo dei dettagli, anche se è quercia questo, ma a bordo strada, questo quando devono fare la manutenzione alla strada mi tagliano anche il rametto qua. Mamma mia il rametto che va sulla strada, beh che sono piccolozzi qua. Allora facciamo così, tagliamo il rametto. Altrimenti... quelli della provincia, ragazzi. Capite? Altrimenti quelli arrivano e dicono: ma com'è che non avete tolto il rametto che va sulla stradina? E noi, ovviamente. Oppla! Ecco. Siamo in progettazione, ragazzi. Stamattina si spende e si spande. Spicca e spanna. Appoggiamo qua. Allora. Rifacciamo un attimo il test e vediamo un pochettino come passiamo. Allora, io nel frattempo però devo acquistare i mezzi. Mi stavo dimenticando. Allora, devo prendere il trattoriello. Morino, buon pranzo. Grazie Morino. Buona preparazione. Grazie, buona continuazione di giornata. Allora, vediamo un po'. Allora, chat, prendiamo il Landini oppure il Fend, quello lì da... Allora, facciamo così, mettiamo 3. Landini, New Holland oppure Fend. Allora, mo faccio... creiamo un sondaggio e così. Allora, trattore da vigna, trattore, abbiamo detto Landini, New Holland,
E l'altro era il Fend. Allora ragazzi, votate, votate, votate. Nel frattempo io inizio ad acquistare il carrellino. Allora, più che carrellino mi serve viticoltura, configura. Allora, Mister Tovi, ci sei? Grazie azienda agricola per l'hosting, non so se l'ho fatto prima. Allora, facciamo così. Il carrellino. Il carrellino, mettiamo la targa azienda. Azienda risultato. Lui azienda mettiamo l'underscore. Ok, compra. Ok, il primo mezzo l'abbiamo acquistato, cioè mezzo. Poi fammi scendere da qua, altrimenti si consuma il gasolio. Poi abbiamo bisogno prendiamo, che dite, lo prendiamo questo coso qua, questo come si chiama? Per il fertilizzare le vigne. Yeah, anche se stavo pensando di utilizzare, ah no, quello non lo posso fare. Ok, allora prendiamo questo. Che altro abbiamo messo? Vediamo un po'. Ok, allora ha vinto il Landini, quindi il trattore che andremo a prendere è il Landini. Allora, questo per il momento bestia il Landini, gli lascio la targa questa qui, poi vedremo più avanti. Il mezzo, la targa la cambieremo. Allora, abbiamo preso il carrellino, lo ionizzatore, quindi andiamo a prendere anche il tratturiellos. Spendiamo Toto, approfitto, spendi mo che non ci sta per più. Spendi e spandi, se non spendi e spandi non ti espandi, e tuzzo e tuzzo. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che mi piace di più questa. Mi danno più senso di robustezza. Ho preso il macchinario per il tuzzo e tuzzo qua. No, non l'ho ancora acquistato. Allora, prendiamo il macchinario qua. Michelin. Oh, c'è un ragazzo giovane in Vives. Oh. Ui, presidente, mamma mia, presidente. Mi sono permesso di fare una piccola modifica alla struttura, alla mappa. Mamma mia, mo sentite ragazzi. Mamma mia. Maurizio, il ragazzo giovane ha fatto 17 anni proprio ieri. Auguri. A Zappa sto porta
la zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Buongiorno, auguri a chi ha compiuto 17 anni. Non ho capito chi è, comunque auguri, auguri, auguri. Beata te che c'è. Beata te che c'ha 17 anni. È quello lì che si chiama Talebano 77. Ah, però. Ieri ha fatto 17 anni. Ah, è un giovincello. Un giovincello. Oh, pubacco. Caro maestro, stamattina è arrivato Totò in farm e ha fatto spese da pazzi. Ora vi faccio vedere, mamma mia, speriamo che il gran maestro non mi dice ma che cosa. Questa è una zozza di lavoro che hai fatto. Mamma mia, ragazzi. Speriamo bene. Allora, presidentissimo, stamattina, fra l'altro, ho fatto un mega debito per la prima volta per acquistare mezzi, ma non solo. Jean-Luc, bonjour. Mega debito. Oh mio, stamattina, ragazzi, si è rovinato da... Deve lavorare per 7 mesi di fila qui senza stop. Mamma mia, 78 mesi di fila. Buongiorno. Oui, presidentissimo, buongiorno. Grazie come sempre di essere passato. Ti faccio vedere una piccola cosa. Hai fatto il video, mi sono tu un'ora che ti seguo, anche più. Ah, e tu non dici niente. Hai visto pure il macello che ho combinato. Che però devo dire la verità, quel macello non è male, perché visto da qua, cioè visto così, fa un certo effetto. Facciamo lo screenshot, aiuni, perché... Lo sapevo che lo stavi guardando, infatti quando Dab prima ha detto speriamo che Dab, no, speriamo che non veda, e io ho detto Dab vede sempre. Io non l'avevo capito, pensate. Ah, ragazzi. Allora sto facendo, mentre che vi guardavo, non sentivo, ma vi guardavo praticamente. E praticamente c'era, perché sto modificando tutti i volumi degli alert, perché si sono riabbassati tutti. Allora sto a tutti i volumi degli, ho fatto tutti i volumi degli alert dei bit. E allora ottimo. Io poi adesso quando ho scritto buongiorno mi arriva una telefonata, perciò non so che mi avete detto qualcosa, non lo so. Perciò Maurizio, buongiorno, vengo, sì, poi altri non ci sono più, nessuno. Oh, stamattina, ti dico anche quanto ho fatto di debito. Giusto 700.000 Everons. Ah, come me, come me sulla mappa quell'altra, niente. Ma prendi il prestito, fanno come ieri sera, compra quel, compra quell'altro. tanto se paghiamo noi, Ma la cosa bella è che mo Totò ha fatto tutto in silenzio. Quando arriva Peppino, no? Domenica prossima, si metterà le mani nei capelli e dirà: Totò, ma tu mi fai venire in infarto? Ma tu capi 700.000 euro? Everons. Everons, è vero. Sì. Ragazzi, è una spesa assurda. Insomma, svegliato? Pronto? Ya, yeah, non ti sento. Macho, si è addormentato. No, io mi sento, Noi no, però. Ci siamo preoccupati per un attimo. Mi sentite allora? Adesso sì. Ma già, già ti sei svegliato? Sono svegliato alle 9 quando mi hanno dato un messaggio. Ma ho detto, ma che tiro è? Raga, ma com'è andata poi ieri sera? Io poi vi ho lasciato e vi ho riguardato per un po' a 20 all'una, o all'una meno 20 di notte, prima di prendere sonno. Meno 3? Abbiamo finito, sì. Meno 3, ci abbiamo ancora 20 spettatori. Ah, facci una miseria. È stato un ottimo risultato, ragazzi. Vi faccio i complimenti. Perché a parte che voi siete veramente spassosi. E poi voi siete orrovute, come si dice a Napoli. Cioè, siete i mattatori. Su farming soprattutto. Ma Pitti, ragazzi, ieri ha fatto faville.
Dopo vai a vedere la clip. Dopo l'ho vado a vedere. L'ho messo in chat. In chat, insomma, di WhatsApp. Dopo la vado a vedere. Ribaltation? No. No, ce n'è uno ancora migliore. È un riso che un po', insomma. Mamma mia, io mi venivo giù le lacrime, è venuta fuori così. Stavo raccogliendo le patate. Sì. È successo che qualcuno ha detto una cosa e quello che c'è là adesso con te a chiacchierare ha risposto a modo, però... E stasera dopo le 10:30, 10:40 ritorniamo in farmac. Per altre 10 ore? Non lo so. Ma avete mai? No, anche perché domani, dopo che lunedì è festa, che sì, no. Ah, è vero, giusto. Beh, quando è così. No, queste due live di domenica sera in tarda serata che finiscono in mattinata presto. Perché il lunedì è festa. Comunque ieri sera abbiamo fatto bei numeri, no? 5 ore e un quarto di live, insomma. Caspita, vedi un po' tu. Siete stati fortunati, ma anche bravi, siete bravi tutti quanti voi che riuscite ad intrattenere. È partita subito bene e quando parte bene dopo rimane quel modo, vedete, diciamo dei bassi alti, insomma, del pubblico, però, insomma, ma come dice Luciano, alla fine il pubblico lo guardi, ti fa piacere, comunque l'importante è che poi dopo comunque se divertimo noi, certo. È stata una risata fino a quasi alla fine, perché poi dopo comunque l'orario ti porta che ti mosci un po', perché comunque io sono stato 23 ore sveglio. Caspita, alle 4, ma alle 3:30. Aspetta, io ti ho detto 20 all'una o l'una meno 20 stanotte. Ho acceso il cellulare. Ho detto, ma fammi vedere se quei pazzi stanno ancora in live. Effettivamente, state ancora in piena attività. Mentre invece io mi stavo accingendo praticamente a fare la maina pupilla strategico. E quindi detto che abbiamo trovato anche a chi fa il ride poi. Buono. Qui c'era ancora Manuela in live. Caspita, Manuela pure ha fatto tardi. Infatti a Manuela l'ho beccata ieri, mi pare in mattinata o nel primo pomeriggio. E poi Coviros, poi beh, voi lo sapete, io la sera vado un po' da Chiara il sabato sera e poi vengo da voi durante la settimana. Insomma, un po' di giro. Esatto, cerco di, diciamo così, di presenziare alle live di un po' tutti quanti voi, non avendo il multischermo, allora mi limito a fare la presenza. Ho fatto un salto di là. Esatto, sì. Finalmente. Comunque ci voleva, ragazzi, Avigna, Zappa Avigna. Poi metteremo anche l'oliveto più là. Per il momento qua dobbiamo recuperare un po' di Everons. Per chi non conoscesse queste macchine, perché mi sono sentito di ma usi dice, ma si possono usare queste macchine, non esistono. Le due macchine, sì. Sia anche quella per l'olive, esiste. Esistono, sì. Sì. Allora, l'oliveto studiato come è studiato su questa cosa, considera che qui nel territorio mio, dove le olive comunque hanno una certa importanza, esiste solo un'azienda che fa le olive come vengono fatte qui. Come è la vigna. Come la vigna, insomma, vedete, viene fatta a cosa intensiva, per farti capire, come viene fatta qui sul gioco. Con il filare? Sì, sì, no, col filare, insomma, come fai qui uguale, no? Se metti tutte le piante in una dietro l'altra, insomma. Sì. Come è qui sul gioco, vedete, solo qui nel territorio mio c'è solo un'azienda che lo fa. E ha cominciato ora, vedete, perché comunque c'è ancora il vecchio metodo. Caspita.
Però, insomma, prima o poi si apriranno le porte, penso, purtroppo all'intensiva e non alla qualità. Avremo che comunque, come tutte le cose, se vai a comprare l'olio dall'ortolano, è sempre più buono di quello che comprerai da chi lo produce in maniera intensiva. Però, giustamente, dovremmo avere un operaio solo, due operai, tre operai massimo che ti mandano avanti tutta l'azienda, prima dove ci volevano 50 operai. Eh sì, vai a ridurre pure il numero di operai o collaboratori che ti mandano avanti Ma tanto in azienda. non riduci niente perché sono quelli che vanno in pensione e non te li reintegrano perché tanto nessuno ti ci va a chiedere il lavoro, capito? Ah, ok, Sì, credevo che sempre fosse. quelli, sì. Caspita. Sì, a voglia. Che da me è la stessa roba. Non c'è più un ragazzo, almeno parlo delle mie zone, che decide di andare a fare il meccanico, il muratore, niente. Ah, I uguale. muratori vanno dai 45 anni, da 40-45 anni in su. Non è Effettivamente vero. io ne ho Sono 39. vabbè, chi c'è? Vabbè, Poi ma c'è. Macio, tu lo tocchi con te. Quanti vengono a chiedere lavoro lì dal tuo capo? Oh, Giovani. nessuno, nessuno, italiani poi no, sicuro. No, io parlo di italiani, parlo di italiani. Gli No, stranieri di nessuno, tutte le età. non vedi nessuno. Cioè, quello che vicino al distributore d'oro io, c'ha 250 mucche da latte. Lui Caspita. sarebbe contento che gli vanno a chiedere lavoro gli italiani. Il più vicino è dell'India. Caspita. Poi in India le mucche no, sono quasi un santo lì. Sì, sono sacre, sì. Sono sacre, perciò le trattano come gingille. Le trattano. Io dice, meglio di questo un po' devo è, però questa è la situazione lavorativa. Perché? Che succede? Perché comunque l'hanno detto che il reddito di cittadinanza da una parte ha fatto bene, ma nei periodi almeno da maggio a settembre va sospeso. Ma devono andare a fare i lavori stagionali, stanno sparendo i lavori stagionali, l'agricoltura sta diventando sempre più intensiva per questo motivo, Dab. Eh sì, perché c'è bisogna produrre tanto, ma a scapito, diciamo così, della non qualità. Effettivamente non è proprio il massimo. Perché purtroppo non trovano più. Quello, ma poi anche perché per i prestiti qua di là, perché anche perché se non fai le quantità sei rovinato. No, non fai quantità. Poi dopo se ne fai troppe, ancora peggio. Eh sì, rischi di perdere gli investimenti. Perciò Effettivamente. sono costretti a fare, diciamo, tra virgolette, insilato con roba che non è insilato. Ah, per Però risparmiare. alla fine se macera, fermenta e fa qualcosa. Però abbiamo una situazione allucinante, lo dicevo, non trovano i camerieri, non trovano più niente. C'è più voglia di lavorare. No, ma non è che c'è più voglia di lavorare, tu gli hai creato uno strumento che si chiama reddito di cittadinanza, bene, No, c'è perfetto, anche la non voglia, dai. comunque ha salvato la vita a tante persone, perché perde il lavoro, che ne so, a 50 anni, roba varia, salvi la vita a tante persone, no? Prendi, gli dai 700 euro per andare a far camminare 800 tutti i giorni, 700 per non fa niente, no? Beh, sicuramente No, senza far niente. sicuramente è così, però forse bisognerebbe anche cambiare la mentalità dell'imprenditore, nel senso che non è che ti deve spremere come un limone fino al midollo, ma magari essere un po' più meritocratico, nel senso che se va bene, come dire, la pacca sulla spalla non va mai male, e soprattutto dire grazie, perché è vero che uno è pagato per fare una certa cosa. Però
Così come faccio io quando vado nei negozi, acquisto una cosa, ringrazio e me ne vado, così forse un po' il datore di lavoro, per quanto i soldi siano i suoi, che non lo metti in dubbio, però una pacca sulla spalla, no? Ogni tanto dirò grazie, sai, almeno per dare un valore maggiore io non li chiamo dipendenti, ma li definisco collaboratori, proprio questo fatto qua, almeno dai soddisfazione, si sente anche motivato a eventualmente a fare lo straordinario. Se cosca Dab, qui sarebbe a chiacchierare 20 anni. Alla fine è questa: non, se tu fai, se tu togliendo il reddito di cittadinanza a una certa fascia d'età, no? Sì. Oh, nei periodi estivi, e perciò vai a fare lavoro stagionale, è normale che il datore di lavoro, io dico normale tra virgolette, però è normale che il datore di lavoro che si trova comunque da pagare un operaio per quei 5-6 mesi, come se per le tasse che ce le paghere, gli costa un botto, è normale che dopo a quel punto, invece di assumere 3 camerieri, lo assume uno e gli fa fare un botto di vomito. Perciò fagli assume tanto i soldi che tu, Stato, hai risparmiato dal reddito di cittadinanza, agevola il datore di lavoro a far assumere 3 persone che lui le paga e, diciamo, ha uno sconto sulle tasse del lavoro. Questo è quello che effettivamente sono anni, ora al di là del discorso che diciamo così impegnativo, sono anni che sento dire lo sgravio sulle tasse, sulla busta paga, però alla fine qua io mi rendo conto che sono chiacchiere. Cioè, alla fine ho capito che io sono sempre del parere, sono di un parere, e me ne sono reso conto in questi periodi, che quando apro e chiudo la parente, che quando quelli che stanno sopra di noi vogliono fare una cosa, in 5 minuti la fanno. Quindi se non è stata fatta da 30 anni, vuol dire che evidentemente non va bene a qualcuno, e sicuramente non va bene. E quindi, siccome le cose probabilmente non devono andare a favore del popolo, o meglio, forse loro per dimenticanza si scordano del popolo, allora dicono vabbè, il popolo e chi se ne, e quindi so bene il discorso del nell'ambito del commercio, perché anche io ho avuto esperienze, non sicuramente ai livelli diciamo così imprenditoriale, ma un po' di sta cosa un po' l'ho masticata, e quindi so che comunque tu devi pagare il fornitore e devi c'hai le tue spese, paga l'INPS, paga le bollette, le tasse, oltre alle tasse che ti mettono già su cioè l'IVA. Alla fine spremi veramente le piccole imprese, le spremi tanto, e magari quelli un po' più grandi, cioè il pesce grande mangia il pesce piccolo, però il pesce grande non viene, come dire, tenuto sott'occhio, ecco, ma lo si lascia fare magari quello che gli pare insomma, per motivi che noi magari ben sappiamo o che sospettiamo, ma che e alla si fine ricordi bene che qui non siamo in America. Sì, no, qui siamo, ma in altro è come purtroppo si dice, è ha capito? Ma mai tanto sono discorsi che famo fra di noi, per dirti, perché sì, tanto no, non c'è più chi ti ascolta, che anche gli stessi portavoce, in teoria, non diciamo quale categorie, ma i famosi portavoce che non ci sono più. Una volta i nostri nonni, tutto quello che hanno combattuto i nostri nonni, grazie a una politica fatta male, si sono tutti a petto. Eh sì. Non c'è più niente. Morto tutto, e faranno ancora peggio. E purtroppo tanti cervelli italiani forti andranno via. Purtroppo sì, non si rendono conto che così facendo non è che cambia un granché.
Zappa, senti una cosa, nella vigna che tu sei più esperto, oltre alla raccolta, no, per il terreno, che ci vuole il coltivatore? No, quando pare il coltivatore non ci sta. Che altro mi serve? Allora, aspetta, devi pigliare la trinciatrice per tagliare l'erba in mezzo ai filari. E quella mi pare che ce l'ho, se non mi sbaglio. E guarda un attimo Ah, sulla casetta. Guarda. trinciatrice. Aspetta, fammi vedere. Ah, eccola qua. No, questa non ce l'ho, la trincia. Allora. Prendila la prima, ta basta. Eh sì, allora, questa qua è 1 metro. Ma aspetta, no, un metro no, allora. Guarda un C'è po' la la seconda. seconda, 1 metro e mezzo quasi. 2 metri no, i filari su stretti. Il metro di centropara sbatte oltre le parti, no? Sì, quella lì da 4.000. Poi, vabbè, quella per potà ho visto che ce l'hai, quella che per taglia ce l'hai, quella per concima ce l'hai. Poi c'era quella specie. Ah, il. Come si chiama quel coso? La vangatrice qua. Ma che se non serve però? In mezzo alla vigna, no? Ma la vangatrice in teoria sì, ma io non sono riuscito mai a usarla. L'arieggiatore, vedi? Forse è l'unica. Però sarebbe meglio questa, e questa c'ha più. E questa è la vera lavorazione dentro la vigna, la vangatrice. Ok. Però guarda un po' gli arieggiatori nuovi che ci sono, qualcosa. Allora, vediamo un po'. Arieggiatori. Ah, ecco, c'era. Aspetta. Questo, Quelli nuovi arrivati, nuovi. se non mi sbaglio, l'ha fatto vedere Peppe 978, se non ricordo male. O qualcosa Sale, del genere. uno di questi due gialli, sì, o il giallo o il verde, sì. Questo è recentissimo. Tipo di aggancio grande, piccolo, azzù. Dipende dal trattore. Sono l'ultimo arrivato, questo è l'ultimo arrivato. Sì, questo infatti mo l'ho notato. Vediamo Questo ce l'hanno tutti, lì, chi c'ha la vigna ce l'hanno tutti che lo passano per alzare la terra un po'. quando sta per piovere, capito? Allora, questo è 1,2 m, 1,5 m. Discovis. Ah, sì. Aspetta. Ah, è una mod però. Arieggiature. Se no c'è Discovis. Vediamo un attimo dal brand. Allora, perché mo. Discovis. Ah, è una mod. Ok, allora mi sa che la devo guardare perché. Quindi ci vuole, ritornando là, ci vuole l'arieggiatore, giusto? Mister Tovi? Anche chat. Quindi Sì. Fa arieggiature. Allora, quello là. il lavoro più basso, cioè più in superficie rispetto alla vangatrice che va più in basso. La vangatrice sarebbe come l'aratro, però non Ok. l'ho mai usata perché il vigneto io non l'ho provato solo con la raccolta a mano, e basta. Quella è un'altra mod che vorrei mettere in un'altra serie, quella line solo per PC. Quindi mi pare che. Allora, io sono indeciso se prendere l'Alpego oppure Agrisem, mo facciamo un sondaggio. Così mettiamo al voto. Ieri sera no, e Pitti all'ultimo minuto rompeva tutto, tutti, mandava tutti i bittini, i cosi, i punti, malora. Allora, mettiamo il sondaggio. Abbiamo detto come si chiamava? Agrisem. No, io ora mi devo salutare perché praticamente devo prepararmi per stasera le cose, non per Chat la live mia, ma votante. per un'altra live. Ah, super ospite. No, vado a correre in Formula 1 con chi sei tu. Ah, è vero. Oggi stai Oggi in. dopo finita la live con lui, vado in live io. Mamma mia, bella. Sì. Tutta una tirata fai. Cioè io ti aspetto su Discord se passi, se non sei live. Ok, vedo un attimino. Tu verso che ora finisci? Finisco verso le 10:30, 10:15. Ah, vabbè, può darsi pure che a Maurizio, quell'ora. no? Non andare via.
Macio? Maurizio, cos'è che ha scritto? No, Macio non andrà via. Sì, vabbè, sì. Dico, Macio, dico, se vuoi venire a farci compagnia su Discord mentre c'è la gara. Ah, vediamo, perché se magari nel mentre vedo stasera. No, certo, se vai live, no, un altro discorso. No. Vedo stasera, sì. No, vengo. Aspetta, fammi votare, però non mi fa votare. Ha chiuso già la votazione. Che ha fatto 30 secondi, ma non ho messo un minuto, ho messo. È comparso, è spinito. Vabbè, dici tu quale. Allora, vediamo un attimo il sondaggio. Nel frattempo il risultato. Ho votato l'Alpeco. Hai già visto? Allora, siamo a 50 e 50. Rifacciamo il sondaggio allora. Comunque, Zappa, come ti senti che sta tranno diventi maggiorenne? Insomma, via. So, all'ultimo anno, dopo troppa responsabilità, dopo. Non prendi la patente? Prendo la patente, sì, sì. Allora, abbiamo detto Agrisem e Alpeco. Questo anno qui. Siete pronti? Sì. Partito il sondaggio. Votate, votate. Se pareggia li compri tutti e due? Sì, per forza. Io ho votato, Mitch. Avvisatemi, Zappa, vedi tu il risultato. Io nel frattempo io direi di mentre pari la situation. Allora qua al momento è in vantaggio quello che ho votato io, no? Adesso è pari, invece. Pari. Ma mia gara è a sorpasso, via, adesso l'Alpeco. No, è pari. Ma che cacchio? È pari ancora. Alpeco, Agrisem. 99. Occhio a cordolo che si cade. Guardate l'Alpeco, Pietro. Ma che cacchio fate? Ha vinto l'Agrisem. Oh. Mannaggia la miseria, io ho votato per il perdente. Agrisem, ok. Allora andiamo a prendere l'attrezzino. Perché qualcuno ha investito 10.000 punti canale. Caspita. Agrisem, ragazzi, ha vinto Agrisem. Ciao, Tommy, sei Tommy. Agrisem. E allora acquistiamo Agrisem. Vabbè, io vi metto muto e vi continuo a seguire da muto. Grazie, Zappa. Thank you. Grazie ancora per la mappa, ovviamente. Di nulla. E questo è l'altro. Poi, quando uscirà qualcuna decente, passeremo anche a qualcuna decente. Ottimo. Ok, mancano 3 ore a 200 ore di mappa il Gallo Rocco, giocata. Però. Beh, voi ci andate anche spesso pure off camera, diciamo. Ah, noi abbiamo il custode, Luciano. Luciano ne avrà fatto 700 di ore. Su 200 ore, 100, su 150 sono le sue. Cassido, si è messo... Con la santa pazienza, messo con la pazienza, effettivamente bisogna dare una bella medaglia. Manda avanti tutto lui. Stiamo a cercare di capire come funziona il centro riciclaggio. Abbiamo portato ieri le balle, mi sono messo lì stamattina, mi sono messo lì col trattore a spostarle, mettere qua, mettere là, ma niente, dentro non ci cascano. Non vende. Ma non è che c'è un bug per caso? Ieri ce l'avevamo tanti. Ieri abbiamo avuto qualche problema di bug. A proposito di bug e cose, no, ho visto che i trigger probabilmente per quel che riguarda il fermentatore e. No, non è quello che pensi tu. L'ho visto, non è proprio. L'erba tu la scarichi lì traviglia, ma la pula non la prendeva ieri sera. Mo vediamo oggi, no, se ci ritorniamo stasera
provo a scaricarci un carrello di pula che ce l'ho di là, ma proprio non segnava la pula da nessuna parte, Tab. Proprio caspita, c'era un bug sulla pala, tu la mettevi e la segnava. Ah, quindi è perché io credevo che fosse un bug, diciamo così, dovuto ai trigger, sai, che stanno vicine, quindi quello l'uno prendeva il prodotto dall'altro. Perché a Nick, come ho anticipato prima, è capitato con un'altra mod che prelevava direttamente. Se li metti paradisi, il rischio che ti si mettono uno sopra l'altro col tasto V, dici ah, ma comunque ostacola, e la metti in line e invece ti va a montare uno sopra l'altro, allora sì. Però invece se tu dipende insomma da quello che come combini, ma lì sono distanti, gli scarichi sono vicini ma i trigger sono lontani, perché uno è tutto alla fine, uno è tutto di qua di là, e non si sono mai, qua non si sono mai, quando ci scaricamo l'erba, in teoria essendo un multifruit te la dovrebbe piangere anche quello di là, l'erba, no? Eh sì, teoricamente sì. Invece l'erba non la, quello di là non la vedeva, perciò la pula nemmeno, perché la pula non c'era scaricata, la pula su quello, la pula era dentro al coso, al fermentatore, ma non veniva segnata. L'abbiamo messa dentro al, come si dice, dentro al multifruit e non la segna uguale, perciò cioè, come noi ci abbiamo son cavolo quanta pula, ma non viene segnata da nessuna parte. Caspita, chiede Maurizio come si chiama la mod. La mod del fermentatore? Quale, Maurizio? Quale ce l'hai scaricata tu? Quella marrone, quella lì che sono due silos marroni. Aspetta, mo la vado a cercare. No, quella che non, ah, dice quella che non ti funziona. Sì. Non funziona quella del fermentatore? Cioè, funziona, ma non fa vedere la pula. Ah, quella del centro riciclaggio, scusa. Il centro di riciclaggio non ho capito come funziona, non è che non mi funziona, non ho capito come funziona. Il centro di riciclaggio che ci ho portato le balle di paglia e non. Ora forse non vuole la paglia? Vuole l'insilato? Forse però quello che è buttare anche la paglia per fare il città. Sto iniziando i lavori, Vic, qua. Oh. Ah, quello davanti non mi serve la trincia, perché quello, giustamente l'erbetta non è cresciuto. Allora, vediamo un po'. No, questo. Quello è il centro di riciclaggio, che non ho capito se ho sbagliato, non prende la. Che la mod è ottima, fra l'altro, eh. Veramente fatta bene. Oh ragazzi, qua mi sa che ci divertiremo, in multiplayer, quando ritorneremo in tanti ci divertiremo qua nei filari. L'ho fatto più che altro a parte per fare qualcosa di diverso e poi perché volevo iniziare pure l'esperienza del zappavigna, e quindi ho detto fammi vedere un pochettino com'è la situation. Qua dobbiamo camminare a fianco ai filari. Sì. Oh. E abbiamo onorato, anche se ho disonorato leggermente la mappa, la famosissima Zappaland, con quel lavoraccio che poi alla fine, il lavoraccio fra l'altro fatto malaccio, però visto da lontano sono riuscito a metterci una bella pezza a colori lassù, ragazzi. Veramente, ovviamente anche sotto il consiglio degli amici di Mascio, insomma, che mi ha detto metti la roccia, Maurizio, eccetera eccetera, quindi il merito va soprattutto a loro. Io sinceramente ti voglio che prendete produzione, tutta sta produzione di uva, cioè da mettere la cantina ora di... alla cantina sì, ho preso anche delle mod dal mod esterno che permettono appunto di poter produrre anche altre cose, che però ovviamente la metterò sulla mappa da PC, qua è limitato, diciamo. Dall'altra parte invece metterò un bel po' di cosucce, che è visibile. Ok. È il genio?
Il mitico Lorenzo. Sì, per un di altro, però sì. Mattina va a svegliare alle 7. Tuo fratello? È mio fratello, sì, Lorenzo è mio fratello. Tu c'hai 18 anni, 17. Sì, sì, lui. È lui o non è lui? Certo che lui. Ienno. C'ha il fratello stream e lui guarda altri stream. Non male comunque. Poi devo provare anche la Precision Farm, che è un'altra cosa che ho visto da te ieri, e devo vedere soltanto se è stabile. Infatti mi devo creare un profilo test. È l'unica cosa stabile, dammi. Ah, e allora se è così, in questo caso. Allora, io qua per a bordo campo mi sa che gli metto la pittura, perché altrimenti quando arrivo con gli attrezzi qua mi fa un macello. Quindi mo qua. Ok, è vero, sì. Mo gli ripristino l'erbetta e però poi a bordo campo qua gli metterò un po' di. Giusto, il tassero giusto. Una texture pad. Sì. Che sia terreno, che sia. Anzi, terreno forse è meglio, perché a bordo campo. È quasi bello. Sì. Sì. Maurizio. Dovresti mettere terra in teoria. Sì. Allora qua ripristino un attimo. Lo sta pianta. L'erbetta è qua. Ecco qua. Allora, vernice, terra. Ecco qua. Cerco di fare sul bordino qua. Sto sbagliando il pennellino qua. Ecco qua. Ragazzi, io vi saluto. Manca 10 minuti, vado a mangiare. Sì, che poi mi preparo per la Formula 1. Casa dei miei. Macio, grazie ancora per la compagnia. Cioè, abbiamo la Formula 1. Cioè, abbiamo la Formula 1 dopo. Forza Ferrari. Sempre. Sì. Infatti, stamattina mi volevo fare un giretto con le botte a saltare, dopo ho visto Dabo, ho detto niente. Ho cambiato idea. Si è convinto, ha detto non voglio rovinare altre moto. Io ho detto prima, ho cambiato idea, rimango a vedere Dabo. Grazie. Ragazzi, si vede che non è arte mia qua, quindi non fateci caso. Allora, quelli filare al centro lo lasciamo così. Andiamo a fare la parte alta del cam. Mamma mia, quanto è lungo sto filare. Qua secondo me ci farò by Everons. Non te crede? Tu dici? Non so quanti metrozzi sono qua. Se fai la cantina, sì. Se fai la cantina e molte produzioni, sì, se no non è che renda tantissimo. Così non rende niente. Così è più uno spizio che ce l'hai, più che fai i soldi. Io più che altro ho scaricato la mod, quella lì delle produzioni francesi, là, quelle là delle casette piccoline. E forse da là si riesce a fare qualcosa. Fai la roba da lì, sì. Se non produci qualcosa, se fai solo uva e vai a vendere l'uva, ci guadagni niente. Ah, non fai niente. Effettivamente. Ragazzi, comunque devo dire la verità, come ho detto prima, da un disastro sta fabbrichetta qua sopra è venuta molto meglio di come l'avevo progettata off camera. Perché da lontano vi faccio vedere, vista da abbastanza lontano fa un certo effetto. Allora, andiamo a fare. C'è qualcuno in live? Zap, degli amici, amiche? Coviros, mi pare, No, non lo vedo. Chi c'è? Dimmi un po'. C'è Front Mod, basta. Ah.
Allora, visto che siamo in un numero abbastanza cospicuo, ovvio, se non c'era domenica mattina. È vero, sì. Allora, ragazzi, io approfitto per Loro vanno per vincere. Giusto. Allora, ragazzi, approfitto per ringraziare tutti quanti voi per la compagnia. Ringrazio Macho King, ringrazio ovviamente la Zappa Storta, ringrazio moderatori, moderatrici, anche se non sono venuti. Allora, l'appuntamento per la Zappaland è tutte le domeniche mattine dalle 10 alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione termina qui. Io vi ringrazio come sempre di averla guardata per intero. Per voi che siete in diretta, vi chiedo la gentilezza di restare nel ride. Andiamo a salutare l'amico Frontomod, un altro bravissimo streamer che vi invito come sempre a seguire e a lasciare un bel follow. Allora, Frontomode 101, vediamo se parte. Perfetto. Allora, ringrazio ancora tutti quanti voi per la compagnia. Buona continuazione, state voi buono, adiù, ciao. Ciao. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.